solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Amici di Non Solo Mare, siamo a bordo di quello che è l'entry level di casa Mirimare, cantieri Mirimare. Questo è il Sunrise 7 Comfort, la versione più completa, più allestita, più ricca di quello che è l'entry level di casa, appunto, Mirimare. 40 di casa Selva, 40 cavalli senza patente. Adesso vedremo come si comporta. Dicevo Comfort perché c'è anche la versione Easy, che non prevede questo roll bar molto bello. Questo è costruito proprio da loro, l'altro ha un tendalino, insomma un roll bar classico che si prende come accessorio. Poi le spalline che vedete qua, ci sono le spalliere, sulle due sponde, più la spalliera, lo schienale posteriore. Abbiamo la possibilità di allestire col tavolino la nostra dinette. Ragazzi, 7 metri di gommone, guardate che bello che è anche all'occhio, molto 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 accattivante. La console poi con questa seduta che ha delle forme veramente accattivanti, no? Diverse dal solito. L'accetto lo attacchiamo così noi possiamo vedere se riusciamo a essere anche sportivi. Stiamo parlando di un 40 senza patente, quindi non aspettatevi chissà quale velocità, perché insomma, però è un 7 metri, quindi già che col 40 cavalli senza patente riusciamo a far planare e andare bene un 7 metri sarebbe già un ottimo risultato, perché normalmente il 40 senza patente lo troviamo dai 5 ai 6 metri. Quando si superano i 6 metri di gommone siamo al limite, no? Perché poi bisognerebbe mettere un po' più di cavalli e lì subentra la patente nautica. Per chi non ha la patente, col 40 senza patente un gommone come questo, vediamo come si comporta. Giù il trim. Eccoci qua, siamo pronti, lo proviamo qua, la giornata volge al termine, siamo qua a Nisida, una località fantastica di Napoli, dietro c'è un porto che tra poco sarà pieno zeppo di imbarcazioni, perché questa è una zona dove veramente sono tante le imbarcazioni, qua tutti hanno una barca, un gommone, e questo proprio per chi vuole iniziare. E allora, proviamo, giù la manetta, tutta la manetta, facciamolo subito venire fuori, eccolo qua che abbiamo preso, è planato, 18-19 miglia orarie. Adesso iniziamo a trimmare, vediamo un po' subito di capire se effettivamente ci permette di sfruttare e navigare con un 7 metri a un'andatura. Io adesso sono, chiudo qua che così il vento protegge il microfono, e siamo a 25 miglia orarie. Proviamo a trimmarlo ancora un pochino. Il consumo è 20 litri ora, quindi stiamo parlando di un gommone che è molto parsimonioso, ovviamente 40 cavalli, e questo ci permette di essere anche economici nella giornata di mare. Ma stiamo viaggiando a 25 miglia orarie, mare buono perché siamo al tramonto, il mare si sta calmando. 26. Beh, io 26 miglia orarie con un 40 cavalli, con un 7 metri, non sono mica pochi, eh. Guarda qua. 26, proviamo ancora millimetricamente a cercare di non far cavitare l'elica, vediamo se riusciamo a 27, eccoli lì, 27 fissi, 27 miglia orarie. Beh, direi che come velocità ce l'abbiamo, ora proviamo a vedere come si comporta quando poi andiamo a fare un po' di pilotaggio, tanto per capire se, perché questo è il momento in cui lui tende ovviamente a piegarsi, tocca il gommone, tocca il tubolare. Vediamo se il motore mantiene 25 miglia orarie in virata piena, e direi che non è niente male. Controviriamo, vediamo quanto è reattivo, guardate come mi permette di controvirare giù tutto il trim. Facciamolo lavorare bene, 20, siamo scesi a 20, ma io sto chiudendo tantissimo su me stesso e vado proprio a chiudere, tutto. Ho chiuso, non c'è più, non ho più, e adesso abbiamo fatto un cerchio di diametro 7 metri, questo per vedere quanto è governabile, lo è. Ecco dove ovviamente si sente la differenza tra quello che può essere un 115 e un 40 cavalli. Beh, l'uscita è un po' più tranquilla, ci vuole più tempo a prendere la velocità massima, eccola qua, 25, adesso trimiamo un po', torniamo a vedere se siamo sempre sui 26. È chiaro che la spinta iniziale è quella del 40 cavalli, però guardate che 26-27 miglia orarie è un bel andare. 27 e mezzo. Ho visto un 28 quasi, però adesso proviamo a navigare invece un po' più tranquilli, quindi
mettiamolo a un'andatura più rilassante. No, sto guardando che continua a prendere 27,5, non è niente male. Però dicevamo, mettiamoci un attimo, ecco, togliamo un po' di potenza, mettiamo il motore a un regime più tranquillo, ecco, 13 litri ora, 21 miglia orarie. Questa può essere definita la nostra crociera ideale per raggiungere una località, farci la giornata di mare. Fate tutto quello che fate con un gommone di 10 metri e lo spazio non vi manca, perché come avete visto è un 7 metri molto spazioso, fino a prua è largo. Questo vuol dire che hanno fatto un'ottima carena sotto, ma la parte dell'opera viva. Poi si sono allargati e hanno quello spazio, perché il tubolare, dove vedete che finisce, dove c'è il musone di prua, tutto il tubolare fa diventa una prolunga del prendisone di poppa. Adesso ho lasciato il trim su, riportiamolo giù. Dovete stare attenti qua, col 40 dovete lavorarci, giù il trim quando fate certe mani. Se fate una virata come questa, giù il trim, perché sennò andate a cavitare. Però guardate che roba, ma guardate che roba, spettacolo. Direi che veramente si comporta molto bene, un 7 metri che risponde col 40 in maniera interessante per essere un 40 cavalli su un 7 metri che ha una stazza importante, uno spazio che dicevo è tanto, e guardate come si sta comportando veramente bene. Io 25 li tengo sempre, poi devi andare a cercare quel miglio in più con la trimmata, con l'assetto, eccolo qua, e siamo comunque a 25 litri ora, quindi comunque un litro miglio a manetta, 27, 30 litri ora, 27 miglia. Se io abbasso il trim e calo un pochino, togliendo qualche giro, vado a 24, lo metto più rilassante, siamo passati subito a 13 litri, 14 litri ora, no? A 21 miglia, 22 miglia. Io direi che sono dei dati molto interessanti, perché davvero per essere un piccolo 7 metri, secondo me, dà soddisfazione, ci permette di navigare, di raggiungere anche località non proprio qua a due passi, perché con queste andature possiamo fare rotta anche su Capri volendo, e sono 10 miglia, le fate in mezz'ora, tre quarti d'ora, no? Quindi direi che hanno fatto un ottimo lavoro per dare un entry level che, a differenza del 6 metri, del 5 metri, un 7 metri ovviamente ha un po' più di larghezza, un po' più di lunghezza. Molti sono scettici sul fatto che, chiaro che se mettiamo 10 persone, il 40 va in difficoltà. Qua si esce in coppia, massimo 4 persone, che è la giusta, no? Il giusto equipaggio per un gommone come questo. Due coppie si possono divertire con un gommone che, guardate qua, bellissimo, è proprio anche all'occhio, molto 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 bello, accattivante. Direi di fare i complimenti. Poi per chi vuole spendere qualcosina meno, c'è anche la versione Easy, non ha tutte queste rifiniture. Il roll bar è quello tipico che si prende, come dicevo prima, un accessorio con il suo tendalino, ma questo invece è stato fatto proprio su misura per lui, è stato costruito dal cantiere, lo vediamo anche più robusto, non fa quell'effetto di sbandare, di muoversi, di traballare. Cuscinerie importanti, insomma, è chiaro che la versione comfort vi dà anche un po' più di comfort, ma anche un po' più di ciccheria a bordo. Complimenti al cantiere Miremare, che dà la possibilità a tutti di cominciare con un gommone anche senza la patente nautica. Chi ha la patente nautica e vuole un gommone che comunque le piace, un 7 metri come questo, beh, un 115 qua ci sta tutto, ma possiamo arrivare anche a 150 cavalli, quindi dopo lì, ecco, chi ha la patente nautica fa bene a mettere qualche cavallo in più, ma non perché con un mare così problemi non ne abbiamo. Dovessimo andare a Capri, dovremmo ritornare la sera, è cambiato il meteo, c'è un po' più di mare, si è alzato il vento, ecco lì mettiamo in sofferenza un 40 cavalli, quindi per chi ha la patente, e di solito chi fa queste crociere un po' più a medio raggio, la patente ce l'ha. Chi invece si accontenta di iniziare e vuole stare lungo costa, problemi non ne ha, e avete visto come si comporta bene. Complimenti davvero a casa Miremare, questo è il Comfort 7.0 Sunrise, un gommone che è veramente bello. Ciao ragazzi, alla prossima prova!
Made in Italy with passion and elegance. But elegance is not enough. Scanner Marine, special boat for special people.
Salvatore, ne approfitto per farti fare una mezz'oretta di relax. Sì. So che per te è stata dura, mesi e mesi di lavoro per arrivare a fare qualcosa che il presidente della federazione ha detto uno dei campi gara non più bello d'Italia, più bello del mondo. Certo, certo. Abbiamo avuto tanti complimenti da tutti i team provenienti da tutte le parti d'Italia e anche alcuni da tutte le parti d'Europa. Siamo felicissimi che il Comune ci ha fatto realizzare per la seconda volta consecutiva la prima tappa del campionato italiano. Adesso incrociamo le dita e speriamo di portare un europeo a Napoli. È un europeo a Napoli, sarebbe fantastico. Guardate, adesso noi ci facciamo un giretto con questo piccolo, è il più piccolo di casa Siprop, e tra l'altro non l'ho detto, ma con noi abbiamo proprio Fulvietto, il figlio di Fulvio, e Ettore che fa parte dello staff. Oggi lui ha detto anche al gommone per la giuria, questo è il gommone giuria, infatti abbiamo i tempi cronometrati perché poi dobbiamo ridarglielo, sennò le gare qua non ripartono. Dicevo, eccolo lì, il campo di gara. Ieri guardavamo, era stracolmo, adesso la gente sta mangiando, poi inizieranno di nuovo le gare. È uno stadio per le moto d'acqua. Parte da Rotonda Diaz e arriva fino al Castel dell'Ovo. È dove bellissimo. Tantissimi spettatori possono stare su via Caracciolo e ammirare le fantastiche evoluzioni della motonautica. E oggi guardate che, tra l'altro, io prima sono uscito con una moto d'acqua e questo è un mare che comunque mette in difficoltà tutti, perché i piloti qua sono veramente allenati per prendere. Perché con la moto queste onde qua. Certo, poi sei anche pilota, no? Certo. Non ha potuto correre, io gli ho detto, ma perché? Perché per organizzare tutto purtroppo non puoi anche correre. Ecco, dicevo, ho parlato prima col presidente, ho parlato con Achille Ventura, che per te so che è un riferimento fondamentale, no? Perché ho visto che avete coinvolto anche tutta la politica della città di Napoli. Tutta la politica di Napoli, partendo dal sindaco, il professor Gaetano Manfredi, tutto lo staff dell'assessorato, l'assessore Emanuela Ferrante, che ci hanno aiutato tantissimo e hanno fortemente voluto riportare la prima tappa del campionato italiano a Napoli. E diciamolo, erano 118 i piloti? No, 120 piloti. 120. 120 piloti. 120 iscritti che fanno anche più categorie, quindi arriviamo circa a 150 piloti iscritti in tutte le manche. Io ho visto che le difficoltà poi non si vedono, perché poi la gente vede le cose belle, no? Ma dietro c'è un lavoro veramente che ogni singolo problema, il telefono era Salvatore Babbo. Addirittura a volte li chiamavano in continuazione dove non sapevo a chi rispondere. Perché lui ci prova a accontentare tutti. Intanto prendiamo il mare con un angolo diverso, così evitiamo di andare a bagnarci, perché comunque quando andate piano, ovviamente se poi lo faremo planare, quando planiamo cambia tutto, però quando si va così con questo mare, no, bisogna prenderlo anche con la giusta direzione. Intanto ecco, chi è? Mauro? Mauro. Guardate là, lo vediamo con la 360, Mauro, l'altro figlio di Fulvio, che gareggia in gara, ma adesso è la sua personale. Adesso questa. Sì, questa è la sua personale. Che l'ha varata oggi, l'ho provata io prima. Oggi, e questo è per indicare proprio che facilmente anche i ragazzi che utilizzano le moto per trascorrere la singola giornata in mare possono avvicinarsi a questo fantastico sport. Ma io lo correggo perché ha detto ragazzi. Ragazze, io ho visto donne fare il masso, ieri ho visto Arianna, ha fatto fuori tutti gli uomini. Certo, hai visto, in F4 addirittura una dietro gli ha lasciato, ha battuto tutti. Ma questo è pazzesco, perché io prima ho provato la moto d'acqua, ci vuole anche una certa forza fisica a tenerla. Ci vogliono allenamenti in palestra da abbinare poi sul campo della motonautica. E questo è molto bello perché hanno coinvolto tantissimi giovani e soprattutto tantissime donne. Quote rosa sono, mi pare, il 30-40% certo, ormai. Il 30% ormai della. Intanto eccolo lì Fulvio, che ce l'abbiamo a fianco. Magari adesso sentiamo se. Vediamo se chi è che ha coraggio. Ma avete coraggio? Volete provare la moto d'acqua? Certo. Sì. Allora aspetta un attimo, vediamo se possiamo fare questo fuori onda. Mauro, avvicinati un attimo, senza però estremizzare la cosa. Gliela fai provare, la porti a fare un giro qua intorno, qua, non ti allontanare, dobbiamo vedere con le immagini. Non te ne scappare, io te la sto affidando. Ragazzi, abbiamo. Lei è Francesca, no? Sì, Francesca. Francesca che sta salendo sulla moto, la vediamo con quella telecamera là. Oh, Mauro, mi raccomando. No, ma è un bravo ragazzo Mauro. E allora adesso vediamo, ecco, questa è una cosa inventata al momento, perché? Perché spesso poi si parte così, giocando, certo, no? Certo, giocando. Poi giocando ti viene voglia di metterti, ti verrebbe dopo, voglia. Certo. Dopo provi. Certo. Ma dopo mi dici quando scendi se ti verrebbe voglia di fare anche le gare. Vabbè. O se invece basta quello che proverai con la versione, chiamiamola, di porto. Certo. Adesso è una versione light. Light. Non è da gara, no? No. Anche se questa potrebbe gareggiare. Certo, 325 cavalli. Questa è una moto che fa 80 nodi, no? Sì. Vai Mauro, fai un po' un'esibizione. Eccolo qua Mauro che ci regala questa fuori onda. Lo vediamo con l'altra telecamera, con su Francesca. Tu dici che non è mosso, guarda che roba.
guarda come si fa, cioè andare a 80 nodi, cioè ma devi proprio, ti spezza le braccia. È quello che dicevo prima, infatti dicevo appunto ci vuole una preparazione fisica proprio. Ci vogliono minimo 3 allenamenti settimanali in palestra e un allenamento in moto d'acqua. Adesso la facciamo provare anche a lei, Adesso quando se ce la riporta. Io ogni anno che vengo vedo sempre più donne. Ecco, mamma mia! Anche nella giovanile, infatti, ci sono tantissime donne che si avvicinano. Cioè adesso lui sta andando, cosa starà facendo? 40, 50, 60? Sì, una roba così? Sì. No? Pensa un po', pensa a 80 nodi che sono 150 all'ora sull'arco. Tocca a lei! Adesso sentiamo Francesca quando la recuperiamo. Oh, ho visto un salto qua, bello, Ah, ce l'hai il giubbino? Sì, ah, grande Mauro. Francesca, noi ci non viene. A lei ci avviciniamo più di là. Sì, perché adesso devono iniziare le gare, per cui faremo giusto una tiratina col gommone per farvi vedere anche cosa regala questo 1970. Eccola qua la nostra Francesca, mettiti qua. Fai salire prima a Sara, diamo spazio che Sara sale e prova anche lei, così intanto sentiamo Francesca che cosa ci racconta di questi 2 minuti di moto d'acqua. Minuti molto intensi. Pensa che loro, mi diceva, fa 12 minuti di gara, no? Cioè tu adesso già andavate la metà di quanto fanno in gara, ma forse anche meno della metà. E a te sembrava di essere 200 all'ora quando tu visto saltare qua? Adrenalina pura. Ecco, ma la domanda è, ma tu ti verrebbe voglia di gareggiare? Certamente. Ma proprio tu, non dietro qualcuno, sì. La prendi te. Sì. E allora la prossima. Amo il brivido. Che hai visto? Tutto a mare. Che cos'è? I delfini. Ah, i delfini vengono a salutarci pure. Sì, di fronte. Ecco, vengono anche i delfini a salutarci. Nel frattempo Sara è pronta. Oh, Mauro, un salto anche a lei, Mauro, vedi che ci sono i delfini, Qua davanti. Ecco il salto. Già l'hanno saltato l'altra volta. Stanno saltando fuori. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. A sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient. Hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. SPX, The New Generation Rib.
Ecco, tornando appunto a quello che dicevo, che ogni anno aumentano le donne, quindi adesso l'anno prossimo qua, invece di vederti così, ma a parte che sei già quasi pronta, perché la muta più o meno richiama un po' anche certe mute che usano loro, no? Per cui sei quasi pronta, manca il casco. Esatto. L'anno prossimo, man mano, Francesca, aggiungiamo i vari elementi. Ti voglio vedere in gara. Va bene. Dobbiamo fare un allenamento. Col tuo, col team. Col team. Certo. Team, la prossima gara magari vi aspettiamo. Partecipo. Ci fa tanto piacere. Magari fa tanto così, poi la vedo. La bam, ci picchia tutti. Può essere che dopo anche le... Perché l'ho vista che comunque non è che si è spaventata. No. Ti è piaciuto proprio? Molto. E allora lei potrebbe per avere, questo ho detto, dei minuti molto molto intensi. E io per quello che volevo fare, ecco, vivere queste situazioni, per farvi capire che poi, ecco, si parte divertendosi così, in una moto d'acqua normalissima, normalissima, no, perché questa è già una bella moto d'acqua, però non da gara. Esatto, no? Diventa, passaggio poi arriva dopo. Giusto. Adesso, Madonna, oh. Adesso ci ha preso, dobbiamo rientrare? Sì. Ci dicono che dobbiamo rientrare, per cui adesso io direi che la Sara gliela lasciamo, la porta dentro lui. Che dite? Facciamo così? Allora noi dobbiamo rientrare, perché i giudici devono partire con la gara. E allora io però prima avevo detto che vi facevo provare lei. Allora ti faccio vedere e poi lo lanci tu. Facciamo una prova. Ciao. Esatto, allora giù, vediamo col 40 cavalli, siamo in questo momento, siamo 3, 2, 5, 5 persone, lo facciamo uscire. Sì, sì, adesso lo lanciamo e rientriamo. E ragazzi, è planato, siamo 5 persone, eccolo qua, 19.70 di casa Siprop, mare ce n'è, per un gommone così c'è comunque mare. E adesso io mi sposto e vieni. Eccola qua la nostra Francesca, che adesso dopo la moto d'acqua ci devi portare là. Ci porti con un gommone e ci porti... Dov'è l'ingresso qua? Là? Sì, sì. È giusta? Sì, giusto. Vai! Senti come adesso la prua si sta stendendo, stiamo prendendo velocità. Com'è? Pure questo è molto, molto... Però questo è più rilassato. Questo è per andare a fare il bagno, no? Esatto. L'amica, cioè, esatto, qua c'è il prendisole. Esatto. Ok, adesso quando arriviamo là, faremo la manovra per entrare, perché là c'è poca acqua e quindi lo prendiamo noi. Adesso va bene così, no? Siamo giusti? Boh, a questo punto lo prendiamo noi. Prego. Eccola qua. Togliamo potenza. Esagerato. Ecco, queste cose qua, lui era scomodo, l'ha fatto dal contrario. Però vedete come dovete essere delicati, quando portate, perché le persone a bordo, giusto? Certo. Per non farli, no? Quindi la manetta si dà e si toglie, ma gradatamente sempre, giusto Francesca? Giusto. Non bisogna far soffrire l'equipaggio, soprattutto quando abbiamo bellezze come lei, no? Trattiamole con i guanti, certo. Ed eccoci qua che entriamo, e a questo punto io... ma mi sa che te lo lascio a te, va così, no, visto che lì c'è poca acqua. Te lo lascio a te, che sai già come muoverti, no? Allora io a questo punto vi saluto e dobbiamo riconsegnare il gommone alla giuria, perché adesso devono gareggiare. Andiamo a vedere le gare. Andiamo insieme, esatto, a vedere le gare. Esatto. Andiamo a vedere con Francesca. Ciao a tutti. Ed eccoci rientrati, abbiamo dovuto abbandonare il gommone perché la giuria voleva uscire, devono ripartire le gare, alle nostre spalle c'è proprio il campo di gara, ma con me le due bellissime hostess che hanno dato questa bella immagine di questo evento, Grand Prix di Napoli, abbiamo Francesca, abbiamo Sara, che hanno provato. Intanto Sara non ci ha detto com'è andata, perché ti abbiamo recuperato al volo. Sono salva. Sei salva? Sì. Perché ho visto che con te ci ha dato di più, sì. ha preso un po' di confidenza, l'ho vista, ho detto speriamo che rimane sulla moto. Sano e salva, com'è? Ma la prossima volta la porto io. Ah, sì, e allora mi fido poco. Ha già detto anche lei, quindi l'anno prossimo, voi due dovete qua dietro. L'anno prossimo facciamo vedere noi. Con il Jet Sky Family di Salvatore Babbo. Cioè non è che correte con un altro team, No, assolutamente. Cioè il team è questo, quindi già c'è la divisa. Noi siamo fedeli, esatto, siamo fedeli al team. Cambia che invece di questa stoffa leggera avrete una muta. No? E che il magari casco si copre un po' di più. Le siamo tutte bagnate. Perché si prende un po' d'acqua, Poca, pochissima. Poca. E quindi allora, ecco, il messaggio che volevo lanciare, appunto, che la moto d'acqua non è soltanto per fare le gare, ma è anche per divertirsi, avete visto come ci si diverte, e volendo si va a fare anche il bagno, perché poi, no, senza correre in quel modo, ma si può andare ovunque. La moto d'acqua è fantastica. È vero, bella, assolutamente. E quindi con queste due bellezze io vi saluto dal Grand Prix di Napoli, l'appuntamento ovviamente sarà per la terza edizione, l'anno prossimo si ripartirà proprio da Napoli, una città che
ha un valore aggiunto, oltre a quello che è lo spettacolo delle moto d'acqua, c'è lo spettacolo della città di Napoli. Loro sono un esempio di cosa vi offre la città di Napoli, la bellezza assoluta in tutto, nel mangiare, nel bere, nelle donne che sono bellissime, tutti sono belli, è una bella città, davvero. Io quando vengo qua mi riempio di energia, per grazie. Cui complimenti. Grazie per tutto. Complimenti a voi due e complimenti a tutti coloro che hanno organizzato questo evento e che hanno collaborato nel far sì che tutti quelli che sono venuti hanno potuto godere di queste bellezze. Allora, salutiamo Francesca, Sara, l'anno prossimo le vedrete col casco. Quindi cominciate già a fare il tifo per loro, perché dovete vincere. Certo. Non sono solo belle, sono anche brave. Ciao Sara, ciao Francesca. Ciao. Ciao, è un piacere. All'anno prossimo. Ciao. Ciao a tutti. Solcare i mari è reale. Navigare è virtuale. Suzuki è Smart Vai. Acquista il tuo motore fuoribordo Suzuki. Approfitta delle promozioni sul nuovo negozio online. Suzuki.